del Pratello, qui, forse un po' più in là, forse un po' più in là, comunque al 66 di Via del Pratello c'era un'osteria, l'osteria di Margheritona, detta la Ghitona, e quindi questo veniva detto al Ghiton. In questo posto potevi avere questa possibilità, mangiare un quarto d'ora di fagioli. C'era un lungo bancone con delle ciotole scavate nel balcone e, come consueto all'epoca, visto che le posate erano abbastanza importanti, dei cucchiai legati con una catena al bancone. Se arrivavi, invece di pagarti una razione di cibo, semplicemente pagavi quello che in un quarto d'ora riuscivi a ingerire. E questa è la storia di un quarto d'ora di fagioli, considerando che Ludovico Carracci dipingerà San Rocco in fondo alla strada, che è di Annibale Carracci, il mangiatore di fagioli, dirci che questa è una tradizione bolognese è quasi superfluo. No, infatti quello sicuro. Questa è una prima storia del Pratello, un'altra storia molto più contemporanea e molto più recente è la storia del cattastorie del Pratello, che personaggio è arrivato molto tardi, ma chiuderei con quello che lui ha raccontato della via con una brevissima poesia che è all'angolo qui di fronte. La potete leggere voi stessi probabilmente, ma adesso ve la vengo a leggere io. C'è la tabaccaia fumosa, il giornalaio giornalista, i santi peccatori, gli inquilini tignosi, gli adolescenti dispettosi, il commercio orientale, la ragazza improprio, lo scrittore osmotico, il pittore grammatico, la regina in vista, gli uomini frantumati, le rotte rotte e quelli distruttibili forse, ma anche il prete. Ma c'è di certo il Dio degli scombinati. Al fratello, il fumo repubblica delle Marchette, più in là dopo il semaforo Partini c'è il resto, che non è più paese ma rumore. Io sono patetica che mi emoziono, ma in questa via ci sono state tante cose. Ma più che altro c'è la libertà di essere delle belle persone.